stasera nell'ambito della rassegna culturale della frazione Cultri promossa dall'associazione Alfonso Gatto viene presentato il libro di Don Antonio Sorrentino, parroco di Sant'Angelo, Gregorio VII, dalle sue lettere. Ecco, vogliamo parlare di questo volume, Don Antonio? Questo volume è sorto durante le chiusure per la pandemia e avevo tanto tempo più disponibile. E siccome l'anno scorso era il millennio della nascita di San Gregorio VII, e allora ho pensato di rendere utili questi tempi un po' morti, ecco. E così mi feci portare dall'Archivio Vaticano tutto il malloppo delle circa 500 lettere di San Gregorio VII. Ecco, sono scritte tutto in latino, evidentemente. Non esiste in Italia una traduzione nella nostra lingua e quindi sono praticamente inaccessibili alla gran parte della gente. E così, di giorno in giorno, con grande pazienza, le ho tradotte e poi, pensando che potessero essere utili anche a tante persone, sia studiosi, sia persone pie, eccetera, storici, e allora ho fatto così, questo volume. Ecco, lei da prete, da storico, quale di queste lettere ritiene ancora attuali, importanti? Quale che le ha colpito maggiormente? Allora ci sono due specie di lettere, diciamo. Alcune lettere riguardano proprio il fatto storico, la grande lotta delle investiture si chiama, cioè l'imperatore di Germania che pretendeva di nominare lui vescovi, abati, parroci, evidentemente li sceglieva. Come è successo con Napoleone, praticamente. Eh sì, praticamente, così è. Tutti i grandi dittatori fanno così. Cioè interveniva proprio dentro la Chiesa, sceglieva pastori, abati, secondo criteri politici, militari, economici, anche gente corrotta, gente indegna di ricoprire. Che però erano al suo servizio. È chiaro, al servizio del potere. E invece Gregorio VII rivendicò il suo diritto di provvedere ai pastori della Chiesa con criteri morali, di preparazione culturale, di spiritualità sicura, eccetera. E quindi fu questa lotta terribile, ecco, che si arrivò fino alla scomunica dell'imperatore, poi lui andò a Canossa a chiedere scusa, a chiedere perdono. Il Papa fu molto misericordioso, sapendo che quello fingeva evidentemente. Difatti poi lui scese in Italia 4 volte per imprigionare il Papa. L'ultima volta nel 1084, l'imperatore stava lì, stava proprio in Roma con le sue truppe, intervenne Roberto Guiscardo e così lo portò al Salerno, dove poi morì l'anno seguente. Quindi sono lettere di carattere storico, ma anche lettere di carattere spirituale, la formazione, la riforma della Chiesa. In questo secondo aspetto lei lo ritiene ancora attuale queste lettere? Sì, sì, sì. È attuale anche il primo aspetto, cioè ciascuno deve fare quello che gli compete a casa sua. Quindi, come dice Gesù nel Vangelo, dice date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Ecco, quindi lo Stato ha il suo ambito di indipendenza e di organizzazione, la Chiesa ha il suo ambito che bisogna rispettare. Sancito poi dai patti lateranensi. Va bene, qui in Italia sono anche i patti lateranensi, perché se ci fosse un rispetto migliore dalle due parti non ci sarebbe neanche bisogno di concordati, no? Tuttavia si fa il concordato per venire così, non dico un compromesso, ma un'intesa così sincera. Un'ultima domanda tornando al libro, un volume aperto e dedicato a chi? Chi dovrebbe leggerlo e perché? Beh, agli studenti e anche agli studiosi, perché c'è un cliché ormai un po' così abituale, San Gregorio VII soltanto il Papa quasi dittatore, terribile, che vuole imporsi, eccetera. E invece è un Papa molto buono, paziente e misericordioso, prima. Seconda cosa... Deve essere rivalutato, quindi... Sì, sì. È un uomo santo, di santa vita, era un monaco benedettino, oltretutto, no? E poi le sue lettere sono ricche di insegnamenti cristiani e sono molto attuali. Io ho visto anche addirittura dei paralleli, così, dei confronti con l'attuale Papa Francesco. Cioè, per esempio, il discorso ecumenico, il contatto anche con quelli che non sono cristiani, per esempio il richiamo ai governanti dei popoli alla giustizia, alla semplicità della vita, evitare gli sfarzi e gli sprechi, anche l'esortazione per esempio alla fraternità al di là di ogni vincolo religioso, sono tutti argomenti che vengono fuori dalle sue lettere.